Chiediamo una rivisitazione della legge che attribuisce le risorse al sistema di trasporto pubblico locale, il cosiddetto riparto nazionale delle risorse, prevedendo che il 5% di queste risorse venga assegnate alle aziende se dimostrano di avere fatto il loro dovere, sia in termini di quantificazione di posti per le persone che hanno disabilità e che hanno difficoltà motorie, sia per quanto riguarda la creazione di percorsi dedicati ed autonomi che possano essere pianificati all'origine dalle persone, e quindi con la creazione di app, di siti che rendano trasparenti e, ripeto, lo ribadisco, autonomi questi percorsi. Queste due condizioni saranno, diciamo, la premessa, diciamo, e la precondizione, mi scusi il bisticcio di parole, per avere l'assegnazione dei fondi nazionali per il 5%. Quali sono un po' i punti da migliorare e invece quelli da creare ex novo? Beh, in questo caso si tratta proprio, come dire, di un approccio completamente nuovo al tema, che anziché sanzionare ovviamente incentiva le aziende a fare di più, a fare meglio. Poi nelle singole realtà ci sono tante differenze. A Milano i servizi tutto sommato funzionano discretamente bene, a Roma funzionano decisamente male, e anche questa disomogeneità secondo me deve essere resa trasparente agli occhi dei cittadini, sia perché le persone possano decidere, diciamo, dove fare turismo, dove andare, sia perché è giusto, è un fatto di civiltà che si sappia che ci sono realtà che non sanno, diciamo, mettere nelle condizioni giuste, come dire, i disabili nel loro percorso e nella loro autonomia, e devono essere spronate, stimolate a fare decisamente meglio.